un premio Penisola Sorrentina giunto alla sua 27esima edizione, che produce cultura nel solco della tradizione, intriso di modernità, dietro alla cultura e allo sviluppo del territorio. Via alle immagini. Al maestro Piero Angela, un gigante del documentario culturale, scientifico e divulgativo. 27esima edizione, premio Penisola Sorrentina, una collega che mai avrei immaginato di trovarmi dinanzi all'essere madrina di questo premio che produce cultura. Ovviamente sto parlando di Alessandra Vieri, innanzitutto benvenuta. Grazie, grazie, molto felice di essere qui. Un premio che produce cultura nel solco della tradizione, intrisa di modernità, dietro anche la cultura dello sviluppo di un territorio come questo, Terra delle Sirene. Facciamo ensemble, no? Esatto, facciamo ensemble, ma ti dico, io sono doppiamente felice questa sera perché anni fa ho ricevuto questo premio, sono stata onorata di ricevere questo premio come giornalista dell'anno, adesso torno da madrina e mi fa piacere perché stasera premio tre donne di grande valore. Quindi sì, dicevi bene, è un premio che fa cultura, è un premio che è anche un inno alla bellezza, anche in questo territorio ovviamente meraviglioso, vi piace vincere facile chiaramente, però sono contenta perché io mi occupo di un programma che va a difendere le donne vittime di violenza, mi piace essere qui oggi a rappresentare insomma anche i valori della cultura a fianco delle donne. Infatti le donne stanno spopolando, al di là del campo della comunicazione, se vuoi pensare solo alla Meloni, prima premier nella storia d'Italia, come a dire anche nei posti di potere finalmente ci è arrivata la donna. Ma finalmente, guarda, saremo contenti quando non sarà più una notizia. Donne che si conquistano il loro posto nel mondo, sul campo, senza quote rosa, con determinazione, con grinta, faticando ogni giorno e cercando di fare bene. Senti, a proposito di faticare sul campo, anche quest'estate hai lavorato nella versione controcorrente estiva, dove hai spopolato non solo dietro a uno share figurativo ma uno share comunicativo. È stata un'esperienza entusiasmante? Sì, devo dire è stata un'esperienza molto stimolante, poi devo dire che in quel mese è successo di tutto e di più, cioè siamo partiti con un governo, poi è caduto, quindi insomma è stata un'estate molto movimentata politicamente ma molto interessante da raccontare sotto il profilo giornalistico. Prima parlavi di Quarto Grado, che io seguo molto volentieri, co-conduttrice ovviamente con Gianluigi, approfondimento, discussioni anche su questi misteri irrisolti, no? E devo dire che forgiano e formano molto anche i tuoi studi di avvocatura a questo punto. Ma sì, guarda, devo dire che studi ormai lontani, però insomma male non fanno. Ti devo dire che sì, la chiave di Quarto Grado è anche lo studio dei documenti, no? Per documenti intendo le carte processuali, quindi sì. Dietro la diretta comunque c'è molto, molto preparazione di tutta la squadra, chiaramente, che è una squadra molto affiatata. Il tuo mentore, posso dire che è stato Emilio Fede? Guarda, io ho iniziato al TG4, quindi devo dire che ho imparato da ogni direttore, Emilio Fede compreso, e da tutti i direttori che poi ho avuto, ovviamente compreso il mio attuale, che è Siria Magri con Mauro Crippa, quindi in ogni redazione in cui sono stata ho cercato insomma di imparare il più possibile e ancora adesso lo faccio. Prima fuori onda si parlava del tuo pargoletto, se vuole assomigliare più al papà che si occupa di digital marketing musicale o più alla mamma vuole essere un comunicatore in un futuro prossimo. Ma non lo so, guarda, a 5 anni però lo facciamo giocare, divertire e poi ci penseremo. Senti, la TV generalista secondo me quanto per te dovrebbe essere contigua con il web e al tempo stesso pensare anche alle TV locali come la mia, anche se vada a diffusione nazionale, dovrebbero essere le sentinelle del territorio. Ma guarda, le TV locali come la tua hanno un enorme ruolo e hanno anche un'enorme responsabilità. A volte, non è il tuo caso, però a volte non sempre ce l'hanno bene in mente questa cosa. Dicevi bene, dovrebbero essere sentinelle del territorio perché state sul territorio, conoscete i problemi del territorio e, come dire, siete molto vicini ai cittadini. Per cui questo dovrebbe essere il primo ruolo. Lo è per tutti i giornalisti, però secondo me in una TV locale ancora di più. Cioè, c'è una bella responsabilità anche in questo.
Senti, invece i social, che rivoluzione tecnologica hanno apportato? Quanto hanno cambiato anche il modo di comunicare? Ma tantissimo, chiaramente, nel senso che oggi l'informazione viaggia anche sui social, non solo, no? Addirittura, come dire, una volta c'era il giornalista che chiaramente arrivava per primo sul posto, a volte adesso invece capita che sia chiaramente l'utente, il cittadino, che con col suo telefonino filmi il video prima di quanto non facciamo noi. Senti, tu sei veneta, no? Se non erro. Esatto. Anche io sono di Padova, tu sei un po' più giù. Ti volevo dire, Veneto, anche loro hanno delle risorse, delle meraviglie, no? Tu che hai fatto tanta gavetta, la formazione quanto è importante? Dietro un'immagine anche sontuosa come la tua. Scherzi, la formazione è fondamentale, ma in ogni campo, ma anche nel nostro, nel senso che, certo, prepararsi per questo mestiere. Tra l'altro non si finisce mai ovviamente di prepararsi, di prepararsi, no? Io penso che sia la chiave, che sia anche questa, nel senso che sì, ci vuole determinazione, ci vuole talento, ci vuole un pizzico di fortuna, ma ci vuole anche sempre tanta preparazione. Il documentario musicale This is the Life narra la storia di una straordinaria artista di Glasgow, giunta giovanissima a successo planetario con un brano che ha scalato tutte le classifiche del mondo. Al centro c'è sempre una riflessione sulla vita, affrontata con consapevolezza di brevità e illusione di eternità, tra alti e bassi, tra paure e speranze. Amy MacDonald, con la sua voce e i suoi testi raccontati nel film, accompagna le generazioni nella pienezza del tempo, che rivendica insieme l'evidenza e il mistero. Oh, the wind whistles down the cold dark street tonight, and the people, they were dancing to the music by, and the boys chasing girls with the girls in their hair. The shout to me that just sit way over there, and the songs get louder, each one better than before. Hey, singing songs, thinking this is the life. When you wake up in the morning and you have got twice the size, where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Hey, singing songs, thinking this is the life. When you wake up in the morning and you have got twice the size, where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road and you text before, and you're waiting outside Chile's front door, but nobody's in, nobody's home to report. So we all sit down there with another dude, talking about Robin Raga and his mom and crew. And where you gonna songs, thinking this is a lie. When you wake up in the morning and you have first twice the size, where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Hey, singing songs, thinking this is a lie. When you wake up in the morning and you have first twice the size, where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight?
Teatro Casso di Sorrento. In compagnia del regista Luigi Pane, innanzitutto premio per la migliore opera prima, questo ti fa onore, poi gioca anche in casa, esatto. doppia gratifica, esatto. Parliamo ovviamente la storia di un ragazzo, di una storia moderna, molto contemporanea, sì. No? Sì. Con la passione della Pasolini Revolution in obiettivo, devo dire, esatto. Hai centrato molto. Esatto, sì, è la storia di una storia di formazione ambientata nei nostri giorni, abbiamo girato in piena pandemia e il momento è presente anche nel film, anche se non è, diciamo, fattore dominante nella storia, però sì, la storia di questo ragazzo di formazione che si troverà improvvisamente a vivere nei luoghi dove Pasolini ha girato i propri film, e per lui, insieme ad altri eventi che gli capiteranno, sarà un momento di scoperta che lo porterà ad avere il passaggio dall'età adolescenziale a quella adulta. No, perché poi il Diego giochi molto su questa, sì, storia, che lui è legato, sì, al Diego Maradona, invece non è così, perché uno può sforare appunto i soldi, esatto, dei luoghi comuni, esatto, e appassionarsi alla cultura, sì, al, sì, cinema, che poi sono due passioni che vertono anche dentro di te. Cioè, chi domina di più tra il cinema e la scrittura? No, decisamente il cinema, decisamente il cinema. La scrittura è parte integrante del cinema, però sicuramente il cinema, esatto, è... E invece i corti quanto ti hanno formato praticamente per arrivare poi al lungometraggio poi dopo? Moltissimo, perché il cortometraggio io lo reputo veramente la vera e propria prova formativa per un regista, avere a che fare con una troupe, dirigere degli attori, è un'esperienza assolutamente formativa che è parte integrante secondo me del percorso di un regista. Io amo molti cortometraggi e non è detto che non ne faccia anche altri in seguito, perché la ritengo proprio una piccola forma di cinema che soprattutto poi negli ultimi anni in Italia sta avendo anche una forte distribuzione, anche per la questione di per ammortizzare anche i costi, e diciamolo anche in questo senso. Sì, forse i costi sì, ma ti assicuro la fatica no. La fatica per fare un corto è quasi uguale ormai a quella di fare un film. Senti, la tua prossima opera a questo punto? Ci sono un paio di progetti nel cassetto a cui sto lavorando, vediamo quale delle due riesce ad uscire prima. Ai margini del premio Penisola Sorrentina abbiamo incontrato Jessica Guidi, una fotografa molto intensa, molto scenica, anche nei suoi timbri, nei suoi obiettivi. Innanzitutto ciao e benvenuta. Grazie mille. Un premio che vuole celebrare il cinema, l'audiovisivo e tutto quello che poi sono le sfaccettature che la cultura apporta. Sì, è un premio importante, anche perché dà luce al cinema, che in questo momento ha un ruolo fondamentale, direi, per la cultura. Senti, la fotografia sui set quanto è importante, no? Soprattutto i famosi controluce, no? La fotografia di scena, in particolare, perché la fotografia al cinema purtroppo non è il mio settore, mi piacerebbe, però la fotografia di scena, diciamo, ha la funzione di raccontare un racconto, cioè di dare un'interpretazione a una storia che però deve essere un'interpretazione diversa, cioè trovare un altro punto di vista, perché altrimenti se fa le stesse inquadrature, faccio le stesse inquadrature e poi bisogna muoversi con discrezione mentre si fa questo, perché ci sono tante persone intorno mentre fai le foto. Sai che molto le serie TV possono togliere spazio praticamente al lavoro degli autori dei film? Le fiction? Ma penso che l'equilibrio, si possono fare anche entrambe le cose, quindi la serie TV possono rafforzare anche il cinema, se il cinema, insomma, è fatto bene. Poi comunque i film sono diversi dalla serie TV, quindi proprio anche a livello di linguaggio, insomma, è diverso.
premio Penisola Sorrentina, 27esima edizione. Siamo in compagnia dell'attrice Angela Ciaburri. Ciao e benvenuta. Buonasera, grazie. Stasera si preme la serialità televisiva e tu, interpretando Noi, che è una serie anche molto drammatica, nel ruolo di Betta, hai dato anche impulso, slancio al messaggio comunicativo che vuole lanciare questa serie. Sì, sono stata molto onorata di questo personaggio, perché è un personaggio di grande spessore e non capita sempre di poterli interpretare. E come dicevo prima anche sul palco, è stato un onore, soprattutto perché questo personaggio ha una capacità comunicativa basata sull'ascolto, che è una qualità rarissima in questo momento storico, per cui lavorare su questa qualità è stato veramente una grande occasione. Anche una gratifica personale emotiva. Senti, come Comorra 3 ti ha portato alla popolarità, no? Poi diciamo l'emittente napoletana, ti conosciamo abbastanza bene, no? Che è stata una serie molto internazionale, molto ampia, eppure a Napoli stesso c'è chi l'ha criticata. Poi i napoletani, come posso dire, hanno sempre il male oscuro dentro, come per analizzarsi, no? Sono più forte di loro. Sì, in questo senso devo dire di essere stata molto fortunata, perché io interpreto un personaggio positivo nella serie, quindi mi sono un po' salvata, no? da tutta quella parte di critica, da quel segmento di mercato che non siamo riusciti ad affascinare. Però sono molto contenta di averlo fatto, perché è un bellissimo prodotto fatto da grandi professionisti, per cui fierissima di averlo fatto. Senti, stai in lavorazione un altro spettacolo, l'ultimo spettacolo in questo caso di Monica Vullo, no? Vuol dire, la tua anima è sempre in fermento. Sì, questa volta interpreto una poliziotta, questo si può dire. È un progetto che vedrete su Rai 1 a breve, nel prossimo anno, e molto bello, anche di questo sono molto fiera. E poi sto per debuttare anche con uno spettacolo a Roma, spero di riuscire a portarlo anche nella mia terra, speriamo. Senti, il tuo primo amore però secondo me rimarrà sempre il teatro. Ma poi si è evoluto, no, in altre doti interpretative. Sì, io amo recitare dovunque, anche non lo so, dovunque, sul treno mi trovi a parlare con qualcuno, io comunque sì ce l'ho dentro, piano piano ho scoperto di averlo dentro e lo porto con me dovunque, il teatro, l'audiovisivo, tutto, l'importante è recitare. Ricordiamo, una formazione fondamentale, dietro anche un'immagine gratificante, perché spesso la gente pensa non c'è nulla a essere popolare, vedi, e i talent hanno molto deformato insomma la psiche dei telespettatori. Io ti auguro il meglio, hai questo viso radioso, raggiante, che comunica già di suo, e soprattutto sai essere versatile, ho visto un po' di opere tue, cioè l'imprendi che di più, una marcia in più in questo caso. Ti ringrazio, sì, anch'io credo che la formazione sia fondamentale e che i ragazzi ai quali vengono date troppo presto delle opportunità in realtà le perdono, le occasioni per poter crescere veramente nell'arte. Certo. Senti, noi siamo un programma che sia qua di spettacolo ma anche di sport, ahimè per te. Ma allora me la dico questa novità. Vai. Lo spettacolo che sto preparando in questo momento è uno spettacolo che parla di sport, è la storia della prima donna che ha corso una maratona nella storia. E si corre nello spettacolo, si corre, si dicono le battute, si racconta la storia. Spero davvero di poterlo portare anche qui. Non ti dimenticare il fisichetto che tieni, nel senso, non correre troppo. Adesso mi sto allenando per poter dire le battute e correre contemporaneamente, vediamo se ci riesco. Non avevo visto più, pensavo di ripartito. No, mi sto trattenendo, voglio comprare una casa qua. Voglio far vedere Arletto, mia moglie. Azza! E vieni, che faccio questo? No! Insegnato di un master per la interpretazione alla facoltà Federico II di cinematografia, ma del resto tu già hai avvalorato il tuo talento già da un po', no? Sì, vabbè, ricevere un premio è sempre bello, perché insomma avvalora il percorso che tu stai facendo fondamentalmente, quindi ogni volta che si presenta un'occasione sono ben felice di presenziare e prendermi il riconoscimento. Poi quando capita in Campania sai che sono amante di queste terre. Senti,
posso esimermi nostalgia, no? Il film italiano che concorrerà ovviamente al prossimo Oscar, nella veste anche di un prete, è stato anche faticoso, già mi immagino, perché tu hai un rapporto molto particolare con la fede, no? È un viaggio commovente e anche molto faticoso, ambientato in una sanità, una storia d'amore e di identità ovviamente di Mario, che è sempre lui col suo luccichio sul set, che riesce a contagiare tutti gli artisti, no? Hai detto praticamente tutto, insomma è un film che ci sta dando grandi soddisfazioni, è un film che adesso viene distribuito in America per fortuna, e quindi Mario adesso parte per gli Stati Uniti per questa grande promozione. Speriamo bene, ovviamente da buon napoletano non dici niente, il percorso è ancora lungo e speriamo di insomma proseguirlo. Ecco. Un set all'altro, come prima, di Tommy Weber, storia di tormenti, di desideri che uniscono anche due anime. Anche mi sorprendi sempre. Mi sorprendi non perché per chissà che cosa, però mi sorprendi perché sei capace sempre di tirare dal cassetto delle piccole chicche che sono delle cose che io, come dire, ho riversato grande passione e grande amore. Quindi come prima di Tommy Weber è qualcosa che capita che non solo nella mia mente, nel mio cuore, è qualcosa che va oltre. Quindi grazie, perché ogni volta sai sorprendermi. Come l'ultima, no? Con Francesco Paterno, no? La cura, che è una rilettura contemporanea della Peste di Alberto Camus, no? Sì. Dove lui tra pubbliche negligenze e sgravi privati si parla del disorientamento che ha causato la pandemia. Assolutamente, sai, è un capolavoro, un premio Nobel, è un capolavoro scritto quasi 80 anni fa, che parla incredibilmente, parla a noi tutti oggi. Ed è stato profetico, insomma, quindi leggere quel libro è stato per noi quasi come leggere la Bibbia, già sapevamo che cosa sarebbe accaduto. Ecco. Senti, e chiudiamo? Nest, 4 mesi di eventi gratuiti, li ricordiamo, che rientrano nel progetto di affabulazione, no? Istituito anche dal Comune di Napoli. Guarda. Ti fa onore che il tuo laboratorio, che tu l'hai istituito, che sì, ti vedrà anche prossimo protagonista con uno spettacolo teatrale. Sì, il Nest, ne parlavamo adesso, è diventato sempre più una fucina per giovani artisti e soprattutto adesso saremo qui presenti sul territorio di Sorrento con un progetto che esattamente, noi abbiamo fatto Teduccio on the road, adesso faremo Sorrento on the road, siamo su questo territorio per volontà di questa amministrazione capitanata da Paolo Pane, per volontà di Paolo Pane hanno voluto questo Sorrento on the road insieme a Marco Palmieri, che è un altro ragazzo insomma di Sorrento, nonché artista, attore, amico e collega, e porteremo qui i nostri ragazzi, quindi una parte del Nest si sposta in penisola sorrentina e siamo veramente felici. Un'attrice intensa, talentuosa, interpretativa, sto parlando di Marina Confalone, innanzitutto benvenuta. Grazie. Ti consigliano un premio alla carriera che sia un inizio e non una fine. No, ma il termine carriera, come dicevo, non mi piace troppo, ma non perché sembra una conclusione, un premio alla carriera, no, non per questo, perché la carriera si immagina uno che si mette di buzzo buono per poter ottenere successo, remunerazioni, invece io non ho mai pensato a tutto questo, ho pensato soltanto alle cose belle che potevo rappresentare, scegliendo dei testi giusti, a volte ho fatto delle sciocchezze clamorose, per esempio scegliendo dei film piccoli ma molto preziosi, e contemporaneamente per esempio rifiutando Speriamo che sia femmina di Monicelli, o varietà televisivi con Pippo Baudo di prima serata. Infatti te ne dico un altro, Un medico in famiglia per esempio, anche quello è un altro rimpianto. No. Esatto. Esatto, allora ho fatto fare la carriera a moltissime attrici che non mi sono grate, però no, anzi non mi sono grate, anzi sono arrabbiate pure. Invece non hai fatto lo stesso errore con Mina Settembre, con la mamma Olga, e il successo allora, ti ha dato... No, non ho, diciamo che questa è stata un'esperienza, perché io come fiction non avevo fatto mai nulla e mi volevo provare anche in questa... Ho fatto però tanti anni fa una serie che si chiamava Aeroporto Internazionale, dove facevo una poliziotta buffa, che si confondeva con la pistola, con i proiettili, era la poliziotta dell'aeroporto, ed era bellissimo perché era una seconda vita. Io indossavo quella divisa e dicevo: cosa mi succede questa volta? È bello perché tu c'hai la tua vita e poi c'hai la vita della poliziotta.
senza dimenticare, nonostante la grande popolarità che ti ha dato anche il grande schermo, il tuo primo amore resta il teatro. Per giunto un edoardiano come te, che lui ti volla a tutti i costi nella sua compagnia, è l'optimum, no, per un artista? Sì, certo, io gli sarò sempre grata. Lui mi ha invitato a concentrarmi sulla recitazione, a non pensare ad altre cose, in un momento in cui ero un po' giù per l'amore. E lui mi disse: guarda, l'unica certezza che avrai nella vita è il teatro, per cui non ti distrarre. A proposito di certezze, so che all'inizio tuo padre non voleva, no? Per un periodo di tempo non parlavate. No, per 18 anni purtroppo non mi ha parlato, e poi disgraziatamente se n'è andato quando poi avevamo ricucito il rapporto, ma sommariamente, non proprio alla perfezione. Senti Marina, dove ti vedranno i nostri telespettatori prossimamente? Prossimamente mi vedranno al teatro in Arte Vesuvio a Via Nazario Sauro il 2 dicembre e poi il 4 dicembre ricordiamo lo spettacolo Una relazione per l'Accademia di Franz Kafka, di cui sono l'unica interprete perché è un monologo e anche regista. Coautrice di un, ovviamente, di Laggiù qualcuno mi ama, dedicato a Massimo Troisi, dove tu anche narri del tuo legame non solo professionale ma anche emotivo, no? Sì, perché il mio legame emotivo si fonde anche col legame professionale e il film racconta soprattutto il Massimo professionale, ma comunque è impossibile scindere l'animo e la sensibilità di Massimo dalla sua professionalità, perché si compensavano e arricchivano a vicenda. Del resto, anche dopo la fine della vostra relazione si è rimasta sempre un riferimento di vita, no? E di lavoro. Penso e mi ricordo che avete scritto insieme Ricomincio da tre, Il postino, tanto per fare un esempio. Come dire, c'era sempre un ensemble di pensieri, no? E di emozioni con lui. Sì, certo, perché dopo che è finita la nostra relazione comunque c'era un legame profondo intellettuale e affettivo che non necessariamente doveva essere vissuto tutti i giorni in una relazione, ma che attraverso l'amicizia, attraverso i film che abbiamo scritto, comunque veniva portato avanti. Adesso hai scritto anche un romanzo, no? Domani mi alzo tardi, che specifica proprio questo, quello che stavi commentando. Sì, il romanzo Da domani mi alzo tardi racconta un Massimo che purtroppo non è realmente esistito, perché racconta un Massimo ancora vivente. Nello stesso tempo racconta un Massimo molto vero, perché sono i miei ricordi e questo personaggio adulto è comunque contiene quello che lui era da ragazzo e quello che è stato realmente. Tu hai scritto anche un romanzo sulla maternità, no? La prima figlia. Sì, La prima figlia è l'ultimo romanzo. E, beh, insomma, le tematiche sicuramente sono diverse da quelle che raccontavamo con Massimo, e poi non c'è una chiave comica, però nello stesso tempo c'è lo stesso una chiave un po' visionaria, un discorso sui sentimenti, sull'emozione, sulla psicologia che continua, un discorso che poi che è cominciato molti anni fa anche con lui. Il linguaggio, l'innovazione digitale nel cinema, quanto è cambiata e si è evoluta? How has the language and the innovation changed in the cinema? Well, I think the language and innovation has been changed in cinema because many different aspects, but I think more recently the technology such as digital tech, including virtual reality, or more recently the metaverse, has actually giving lots of new opportunities for future cinema and the film industry. Quindi il nuovo linguaggio che offrono le tecnologie digitali, in particolare il metaverso, ha aperto una nuova gamma di possibilità che ovviamente prima non c'erano, e quindi anche più creatività.
la realtà virtuale aumentata, di che canoni si vive, insomma, e quanto va a migliorare anche la qualità praticamente di quello che vedranno in sala, ovviamente anche su internet, i telespettatori. How will augmented and virtual reality change the approach of the audience? Okay. So to the product. Okay, so I think in the past, the way we experience as an audience, experience a movie and film or any experience was limited in terms of physical space, but actually augmented reality and virtual reality, we call this immersive technology, actually expand time and space, so actually we can travel, go back, or we can travel to the future, and even the place, we can be virtual space, so our time and space is expanded, so lots of kind of new way of experience is happening now because of augmented reality and virtual reality technologies. Quindi è totalmente una nuova realtà, la cui principale caratteristica è che si viene immersi in una nuova realtà, ed questa realtà è una realtà appunto estesa, quindi non più limitata a una singola visione, ma dove lo spettatore può immergersi completamente nella visione di ciò che appunto sta vedendo e vederla a 360 gradi. Isola Sorrentina, 27esima edizione, in compagnia della compositrice Rita Marcotulli, premiata ovviamente per la musica nel cinema, e sei un punto di riferimento oggi a livello nazionale, devo dire. Buonasera, sì, sono molto contenta, molto onorata ovviamente di essere qua, è stata una manifestazione bellissima, con tanti ospiti altrettanto importanti, belli, quindi insomma sono veramente onorata, devo ringraziare soprattutto Danilo Rea che ha suggerito, sì, appunto, un collega e quindi cosa dire, sono molto contenta. Senti, tante collaborazioni importanti, no? Sì. Penso anche a Chet Barker, per esempio, mi viene in mente, Danielson, Christensen, tanto per dire, ma c'è qualcuno che ha inciso o ha influenzato anche un po' il tuo stile? Di musicista in generale, dici, ma ovviamente tutti i jazzisti, diciamo, quelli ovvio, i più grandi come Keith Jarrett, come Bill Evans, come tutti quanti, però poi chiaramente ho avuto anche la fortuna di suonare con tantissimi musicisti che mi hanno portato in giro per il mondo, come Joey Redman, come Pat Metheny, come anche Pino Daniele, per, diciamolo, perché comunque è stato per me insomma una grandissima esperienza anche lavorare con lui. Quindi. Prima donna a ricevere un David Donatello per la colonna sonora di Basilicata Coast to Coast, di due amici miei, poi Rocco Papaleo e Alessandro Gassman, anche quella è stata una bella gratifica. No? Assolutamente bellissima, anche inaspettata devo dire, perché era la mia opera prima, così come Rocco come regista, insomma, quindi non ce l'aspettavamo, però insomma siamo molto contenti, effettivamente è stata una, come dire, un'emozione per entrambi, anche perché ci siamo divertiti tantissimo a fare il film e quindi probabilmente quello si sente. Senti, la tua prossima opera, perché poi ovviamente la tua anima pullula sempre, no? Di note. Ma sì, dunque adesso ho appena finito di registrare a Los Angeles con un gruppo di musicisti americani, quindi deve uscire un disco, un CD, poi c'è un nuovo progetto sulla pittura, a me piace molto spaziare, su Caravaggio. Sei versatile? Sì, devo andare appunto in Germania a fare questo progetto con musicisti europei e con le pitture di Caravaggio, ma trattate in un modo particolare, un po' in movimento, insomma. Quindi cose creative.
per tutti coloro che sono interessati ad accogliere le telecamere del format patinato, i protagonisti, il numero è in sovraimpressione: 333-46-45-256. Davide il Barone.